Questo era lo scontro finale, vero? E la risposta è... no. Oh, porco cane! Uee! E quanti? E no, E mi incocchio, Non appena questa barricata cede, dovremo fronteggiare uno sproposito di truppe. No, 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 no. Signore di oro? Signore di oro? Non ci schia... Sei un pezzo di erba. Signori, siamo onesti, chi vi vuole tanto bene come il telone nazionale? Ed eccoci ritornati in questa meravigliosa domenica di gennaio con un nuovo episodio di Stick War Legacy che a qualcuno farà dire basta Lon, non ne posso più. Ma il 99,8% degli iscritti al canale sono lì che dicono oh sì, sì. Ok, se fate questa voce e siete una donna, magari fatevi vedere da uno bravo. Allora, il telone come al solito ha passato mille ore a rifare la prima missione solo per raccogliere alcuni forzieri. Ci ho voglia delle skin, quelle nuove faglie. Ti prego, te lo chiedo in ginocchio. Cioè, non mi inginocchio perché mi fa male le ginocchia, ma ci siamo capiti, no, Basta, basta con ste cocchie di skin tutte erbose, santo cielo. Ok, tentativo numero 2. No, posso spendere una marea di tempo. Ma allora dillo che mi prendi per il Cure. Ma perché? Ma dai. Ma tutte le skin basilari. Ma, vabbè, altre 6 stelline e dovremmo avere un altro cocchio di forziere. No, vi giuro, mi sento tradito nel profondo da sto cocchio di gioco. Allora, in molti mi hanno chiesto di fare la campagna classica, ma in modalità difficile. Mi sembra un'idea interessante perché mi avete detto che il gioco si complicherà ma proprio un cifrone. Tanto che ci siamo tuttavia. Stavo anche dando un'occhiata alle precedenti missioni passate. Qualcuno nei commenti mi ha fatto notare che la numero 100 è una missione suprema perché dura praticamente 10 minuti. Dovremmo sopravvivere fino al tramonto e il nemico schiererà delle unità fiammeggianti di livello 4. Dovremmo fronteggiare multiple ondate di qualunque cosa. I porchi supremi, poi ce n'è un'altra che è la numero 103, in cui dovremo proteggere il re di Inamorta, perché ha voluto venire a vedere le truppe come ce la pasciano. Il nemico ha attaccato proprio in quel momento. Ci danno anche gli elite dorati e partiamo con 2000 di oro. Ma sì, dai, spendiamo un centinaio di gemmine, vediamo se siamo fortunati. Ai ai ai, noto con sommo dispiacere che abbiamo solo 6 punti potenziamento. Allora, ancora una volta, andiamo di superiorità numerica, quindi potenziamo la spada degli Swordraff almeno al secondo livello. E anche la faretra dei nostri amichevoli Robin Hood, che è cosa buona e tanto giusta. Dobbiamo cambiare, tuttavia, la skin dei nostri Leonida, gli rimettiamo all'occorrenza quella di Lava, che è cosa buona e tanto giusta, magari poi non li schiero, Ma vabbè, dettagli. Avanti, gente, forza, minecraftiani, datevi da fare. Vediamo di schierare un po' di minatori, che è cosa buona e tanto giusta. E appena possibile, richiediamo anche un bel po' di spadaccini e di Robin Hood. Forza, gente, questo oro non si piccona da solo. Oh, maronne. Il nemico ha uno sproposito di unità, a quanto pare amano la natura. Aia, vabbè, ma il gigante fin dall'inizio, no? Allora dillo che sei bastardo. Nel frattempo è arrivato il re e anche un paio di leoni da dorati. Ragazzi, non per dire, ci servono davvero molte, ma molte più unità. Se vogliamo sperare, stanno già arrivando di contrattaccare il nemico. Aiuto, aiuto. Gente, che facciamo? Ok, dobbiamo cercare di fermare l'avanzata nemica quanto prima. Magari richiediamo un po' di freccine. Magari, così danneggiamo pesantemente il nemico. Ci stanno a fare il chiurlo. Non abbiamo iniziato bene. No, le mie unità me le stanno martoriando, picchiando. Re, re, torni indietro, santo cielo, che c'ha problemi all'anca. Leonida, porco cane, siete anche dorati? Bullizzate l'unità nemica appena avete un secondo. Allora, tatticone della vita, siccome il nonno è in fin di vita, vediamo di ritirarci e lasciamo che siano gli arcieri del castello a far fuori le unità. Nonno, aia, corri! Aiuto, il re si è preso anche una freccia in testa, poverino. E di me che non si dica, hanno silurato la maggior parte delle unità nemiche. Fatemeli fuori tutti, anche quei maledettissimi maghi. Oh, ci stanno palpeggiando male la statua. Ragazzi, ce la fate? Quando avete un secondo, senza fretta. Perfetto, vediamo di ritornarla fuori. Signore, io leverei le tende molto in fretta. Ah, io, il nonno è ancora mezzo ferito, purtroppo. Ok, facciamo finta di nulla. Non abbiamo avuto neanche troppe perdite. Direi casomai di passare all'attacco. No, scusi, re, re, il re possiamo lasciarlo all'interno del castello, ma con dino di rondello, no, Troppo bello. Oh, nel frattempo hanno schierato un bel po' di unità. Potrebbe essere un bel problemone. Datemi un secondo che velocizziamo. Porca di quella suprema iperporca. Facciamo un paio di compere veloci veloci. I nostri minecraftiani. Tanto è la magia che, di cui abuso maggiormente. Perfetto, perfetto. Preparatevi all'arrivo dei rinforzi nemici. Speriamo che non abbiano giganti. Non hanno i giganti. Non hanno i giganti. Approfittatene. Tritate tutto. Tritate quella statua. Tritategli la nonna. Oh, ragazzi, quanto cocchio ci vuole? Ce la facciamo? Non fatevi bullizzare. Marò, gli abbiamo tritate tutte le unità, perfetto. Quando volete, non lo so, farmi fuori la statua, senza fretta, Oh,
Ok, questa missione è stata più fettente del previsto. Perfetto, e il re è sopravvissuto, incredibile, ma vero? Ottimo, prima missione completata con successo. Devo dire che per un secondo ho temuto il peggio. Allora, proviamo questa missione numero 100. Maronne, spero che partiremo con una buona quantità di oro. E vabbè, 5 potenziamenti. Ma io come dovrei sopravvivere? A porchi, praticamente. Allora, cosa facciamo di bello questa volta? Sempre superiorità numerica. Non vedo altra soluzione, gente. Magari facciamo una cosa del genere. E per il resto, incrociamo le dita. 500 di oro. Yay, sopravvivi fino al tramonto. Ci danno una guaritrice. Meglio che nulla. Da quest'altra parte, praticamente, arriveranno in continuazione unità nemiche, immagino. Sono arrivati i figli del re? Oh, ok, presumo sia una cosa buona. Uno è un arciere e l'altro è un leonida. Signorina, stia più indietro, però ne abbiamo già parlato. Porco cane. Ostra super mega porco cane. Wow, il figlio di re è potentissimo e ci ha dato anche un po' di magia extra. Grazie, molto gentile. Direi che ne avremo bisogno molto presto. Ragazzuoli, se volete darvi una mossa con quei cocchi di picconi, perché abbiamo bisogno di tante, tante, tante unità. Oh, porco cane, continua ad attaccare senza un attimo di tregua. Ok, i figli del re ce la stanno facendo. Maga, se si dà una mossa quando ha un attimo. Perfetto, signor arciere, lei anche spari più frecce. Sì, ma arrivano senza tregua, senza un attimo di pace. Allora, questa volta vediamo di richiedere un paio di arcieri, in modo tale da cercare di attaccarli prima che si avvicinino troppo. Ma che cocchio, hanno anche le skin vulcaniche, non vale. Cioè, mi pare la skin vulcanica, aia, aia, qualcuno dei nostri rischia di morirci male male. Aspetta, aspetta che ci attaccano gli arcieri. Dobbiamo passare all'attacco anche noi. Ciccio, lancia la freccina, ce la fai? Fa un po' di danni, ok ragazzuoli, tornate indietro. Ottimo, nel frattempo nelle retrovie abbiamo un paio di arcieri, ma ne richiederei altri due. Perfetto, signora, lei continui a curare e si sposti indietro quanto prima. Oh, oh, che succede? Ci stanno attaccando pesantemente. Ci stanno attaccando molto pesantemente. Allora, richiediamo un altro leonida. So che non li abbiamo potenziati, ma di sicuro riusciranno a fronteggiare meglio le unità corazzate. Maronne, cioè, prima abbiamo avuto il re, adesso i figli del re. Maronne, è diventato il beautiful reale, praticamente. Ok, vai così. Non hanno avuto la benché minima speranza. Ottimo, ottimo. Oh, guarda quanti belli arcieri. Richiediamo intanto un altro leonida. Perché, oh, sembra che ci siano per attaccare, la pace è finita. Veloci, veloci, per fortuna che con le frecce congelanti li rallentiamo. Bullizzategli male anche la nonna. Perfetto, mi stanno tritando tutti gli sword. Porco cane. Forse era meglio puntare direttamente sui leonida. Ok, nessuno è schiattato durante questo assalto, però in molti sono rimasti pesantemente danneggiati. Signora, si dia una potenziata alla magia, se no chiamo Ermione, porco cane. Dai ciccio, forza, in prima linea, muovi il culo. Richiediamo intanto un ulteriore leonida, ci stanno già riattaccando. Maronne, sono sempre di più e sempre più inarrestabili. Bravi arcieri, bravi arcieri, perfetto. I leonidi in prima linea non dovrebbero avere troppi problemi adesso. Ci perderanno uno sproposito di vita. Porco cane, quante unità nemiche, santo cielo. Oh oh, oh oh, non sta andando così bene come avrei sperato. Sono tutti vivi, ma per rimane botta di chiurlo. Gioco, quanto dobbiamo resistere? Co, porca di quella super porca, è finita. È finita, ci moriremo tanto tanto male. Signora, curi molto più rapidamente quando ha un secondo. Ok, cerchiamo di far avanzare le nostre unità. Dobbiamo impedirgli di avvicinarsi troppo alla nostra base. Anzi, hanno tassato in questo caso. E vabbè, ma tre giganti sono troppi. E dai, allora, vediamo di utilizzare il potenziamento dei leonida, vai. Altrimenti passeremo veramente un brutto quarto d'ora. Oh beh dai, un gigante c'è perito, anche il secondo c'è schiattato. È stato più semplice del previsto. Ragazzi, dove state andando? Tornate indietro. Beh, non era l'attacco finale? Oh, io per un secondo mi ero gasato tantissimo. Forza, dottor House, muovete. Nel frattempo richiediamo altri tre arcieri, perché sono stati gli unici a fare uno sproposito di danni contro i giganti nemici. Porca di quelli per porca. Tanti arcieri, tanti arcieri. Dobbiamo attaccarli prima che si avvicinino troppo. Aia, ci hanno fatto malissimo. Veloci, veloci, veloci. Triturate male, signore. E vabbè. E vabbè, porco cane, qua ci si muore male, gente. Perfetto, vai così, incredibile. Ok, poteva andare decisamente molto peggio. Ho paura di quando ritorneremo alla modalità zombie. Che succede, che succede? Gli zombie? Ma dicevo per dire, ho detto zombie a caso. Ma porca di quelli per porca. E vabbè, da dove arrivano? Da dove arrivano, arcieri? Arcieri, datevi da fare. Sono preso uno spavento. Beh, in effetti il gioco ha detto che ci avrebbe attaccato di tutto. Non pensavo così tanti zombie. Oh no, pure il Kai lì, come cocchio si chiama? Quello che ci rapisce le unità. No, no, così. Mi può lasciare andare l'arciere? Sia magnanimo, signore, ritorni nelle retrovie. Oh oh, stanno arrivando un sacco di non morti, gente. Allora, cerchiamo di avanzare ed eliminiamoli rapidamente. Nel frattempo richiediamo un altro paio di arcieri, un altro leonida, nel caso i nostri perissero sul campo di battaglia. Vai così, perfetto. Sperando che gli zombie non spawnino nelle retrovie.
dovremmo essere praticamente a posto. Forza, ragazzuoli, tritateli tutti. Ok, immagino che siano gli ultimi. Il sole sta calando molto rapido. Non sono gli ultimi. No, sono gli ultimi. Tornate indietro. Porco cane. Ma cos'è sta armata di zombie che si trascinano? Ma poveri. Signora? Signora, cosa ci fa lì? Signora si deve spostare. No, 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 non lei, non lei. La signora, mi spostate. Porco cane. Signora, si deve togliere dai maroni? Ne abbiamo già parlato. Ok, nel frattempo abbiamo tritato tutti i leoni da nemici. Quello che mi preoccupa è la leggerissima quantità di non morti. Vabbè, vediamo di attaccarli. Arcieri, datevi una mossa. Oh, perfetto, coprite i nostri ragazzuoli. Perfetto, vabbè, si stanno trascinando per fortuna. Non dovrebbero farci troppi danni. Ti prego, dimmi che questi sono gli ultimi che l'abbiamo vinta. Non l'abbiamo vinta, ancora no. Torna indietro di nuovo. Oh, perfetto, il Kai Rider. Gente, 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 avanzate assolutamente. Signora, lei resti lì, non si faccia problemi. Oh maron, è vero che lui può evocare i non morti. Ok, vediamo di tenerlo rapidamente a bada. Presumo che i nostri arcieri, aia, dovrebbero triturarlo alla velocità della luce. Più rapidi nel trituramento, gente. Ok, ok, gli stiamo facendo lo sproposito di danni. Se lo pigliamo in testa, lo uccidiamo alla velocità della luce. Vai così, vai così. E olè, c'è morto male. E nel frattempo stanno arrivando anche un po' di zombie che tirano gli schifi. Ma no, mi hanno avvelenato le unità. Ok, questo era lo scontro finale, vero? E la risposta è no. Oh porco cane. Ostra, super porco cane. Oh no. Oh no, 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 no. Ok, ok, nessun problema. Gli arcieri, guarda che roba. Con ogni attacco fanno una marea di danni ai giganti nemici. Lasciamo che i leonida si prendano la maggior parte delle legnate. E pian pianino potete vedere che i giganti ci cadono uno alla volta. Aeren, guarda un po' come si tritano i giganti, porco cane. Ecco fatto, a posto? Possiamo ritornare indietro? Signora? Signora, si sposti dalla prima linea. Ci sono gli zombie salterini. Guarda che l'ammazzano, guarda che l'ammazzano. E viva per miracolo la cretina. Questo vuol dire che sta arrivando. Ah, erano proprio gli ultimi. Così erano 6 zombie salterini che passavano da quelle parti. È durata 10 minuti, non posso dire nulla. Wow, una pubblicità di Facebook. Cioè, fatemi capire bene, Facebook ha bisogno di farsi pubblicità. Davvero. Cioè, io mi stupisco che la Apple si faccia pubblicità. Chi non conosce la Apple? Ma poi, chi non conosce Facebook? Ma vabbè. Ok, missione completata e una marea di porchi tirati con successo. Allora, ritorniamo alla campagna. Ovviamente non così, ma fatta in difficile. Ok, saltiamo il filmato perché più o meno sappiamo quello che è accaduto. Quindi ripartiamo praticamente dall'inizio. Vediamo un po'. Presumo che manterremo, ovviamente, le nostre skin, sì, ma perdiamo completamente i potenziamenti alle unità. Da quello che ho capito, i nemici saranno decisamente molto più resistenti e faranno anche più danni. Per questo le skin, sì, ci daranno una mano, ma è altresì vero che dovremo anche tirare uno sproposito di porchi. Allora, appena possibile richiediamo un altro minecraftiano. Marone, abbiamo le unità di livello base. Mi sale la depressione e la tristitudine. Potrei anche già saltarli, ma temo per gli arcieri del castello. Questa missione l'ho rifatta talmente tante volte in facile ormai. Oh, oh, stanno chiamando i rinforzi, al diavolo. Vediamo quindi di attaccare. Purtroppo non abbiamo neanche le spade. Credo che siano semplicemente i bastoni di base. Aia, si fanno decisamente più danni anche gli arcieri di base. Oh, cocchio. Oh, super mega cocchio. No, no, ragazzi, concentratevi sulla statua. Ok, vediamo di rimandarli indietro. Maronne. No, guardate lì che fanno gli Archidon. Ma scherziamo. Vabbè. Vabbè, torna indietro. Ciccio. È l'unico sopravvissuto. Ma povero. No, no, sparagli le spalle. Ma sarai bastardo. Aspetta, aspetta, aspetta. Richiedi un altro po' di unità di base. Ok, tentativo di assalto numero 2. Incrociamo le dita. Intanto continuiamo a richiedere unità nelle retrovie. Che cosa buona e tanto giusta. Mi domando quali rinforzi arriveranno dalle retrovie nemiche. Potrebbe essere un bel problemone. Intanto tritiamogli anche i minecraftiani. Vai così, ottimo, ottimo, ottimo. Continua a richiedere forze. Perfetto. Ora gli possiamo bullizzare la statua? Perfetto. Oddio, vediamo un po' se sono rinforzi semplici. Non è un grande problema. Dovremmo poter resistere e farglieli fuori. Me lo volete attaccare? Non è un Archidon del castello? Oh, perfetto, grazie. Una volta li one-shottavamo, ma che cocchio. Ok, la prima missione, come ho detto, già è stata più difficile. E siamo anche un passo dall'ottenere la chest. Yay, 3 minuti. La facevo in 42 secondi. Wow, cosa abbiamo sbloccato di bello. Wow, sì, no, gioco, era per dire. So come funziona il gioco, per favore. No, vabbè, ci manca tutto. Siamo a livello base, la tristezza. Allora, di sicuro il piccone dei minatori e anche la faretra dei nostri Archidon. Così le frecce faranno un cicinino più di danni. Ok, passiamo alla prossima zona. Però che tristezza vedere tutto così vuoto. Perfetto, un agguato, dobbiamo sopravvivere. Ma che bucio assurdo. Allora, un minecraftiano
e un paio di gente incacchiata con la vita e pronta a legnare il prossimo. Maronne, ci stanno già assaltando fino all'inizio. Gente, ci moriremo male. Porco cane, mi sa che dovremmo ritirarci all'interno del castello. Marco, rondirondirondello. Aia, non gli stiamo facendo nulla. Non gli stiamo facendo uno sproposito di niente. Ciccio, se vuoi attaccare anche tu, quando hai un attimo, senza fretta, eh. Se proprio ti va, ma non sentirti obbligato. Ok. Mi sa che i nostri ci schiatteranno male. I nostri ci schiattano male, gente. Gente, ritiratevi. Porco cane, ce l'avevamo così fatta. Arcidon, Arcidon, se vuoi darti da fare. E me li trituri male, porco cane, che ci abbiamo la statua di primo livello. Perfetto. Ok, ritornate fuori, veloce, veloce, veloce. Porca di quelli, per porca sono già arrivati. No, 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 ritornate dentro. Ritornate dentro, non possiamo fare nulla per adesso. Ok, spawnami qualche altro swordraff, che non c'è neanche la sword per adesso. La tristezza. Arcidon, cortesemente sparate un po' più di freccine. Ma dai, ma non posso ritirarmi nel castello in questo modo molto bieco e triste. Ok, fatto fuori un altro signore. Ritorniamola fuori, arriverà altra gente nel frattempo. È che non è che tempo di farmare un po' di oro, dai. Veloci, assaltateli, attaccateli. Se attaccaste tutti un'unità nello stesso momento, la uccidereste più rapidamente. Ok, forse ce la facciamo. Non mi metto neanche a spawnare gli Arcidon perché praticamente sono inutili contro i Leonida. Guarda quanto oro! Vai di Swordraff come non ci fosse un domani. Oh oh, oh oh. Quanti stanno arrivando? Solo due, li dovremmo poter fronteggiare senza nessun problema. Veloci, 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 tranquilli che arrivano altri cugini. Signore, dove è andato lei? In ferie. Oh, datevi una mano a vicenda, che sono tutti in fin di vita. Quanto manca? Ok, il sole sta calando, è praticamente fatta. Oh, porco cane, questa volta ci attaccano in 5. Ok, la prima linea è praticamente fatta da gente pronta a morire fra un secondo e mezzo. Ragazzi, voi cosa fate? Vi guardate negli occhi? Vi siete innamorati? Passiamo direttamente all'attacco, magari, che non sarebbe male, grazie, Molto gentili. Ok, per fortuna che è tramontato il sole. A posto. Quanto sudo. Aspetta che abbiamo una chest, sia mai che sblocchiamo qualche skin utile. No, prima ci dobbiamo vedere Lords Mobile. Toglimi l'audio, che porca di quelli per porca. Ti sbrucio io la nonna. Perfetto, signorina, mi dia tutto il suo grande e grosso forziere. Tanto lo sappiamo tutti che verrò truffato profondamente. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Ti odio, ma lasciamo stare, non sai neanche quanto. Allora, visto che stiamo avendo qualche problemino tecnico, potenziamo un attimino gli Arcidon e anche la nostra statua. Così ci possiamo all'occorrenza far bullizzare molto più brutalmente. Siamo ancora in territorio Swordraff, quindi non mi aspetto troppe rogne. E ora che l'ho detto, distruggi la statua Swordraff. Sì, ci faremo triturare prima noi, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di richiedere. Sì, ho capito, stanno arrivando gli Swordraff. Ah, capito. Sha, come si gioca? No. Perché mi dice di fare il tutorial? Non c'era skip tutorial che non ho visto. No, niente da fare, il gioco mi obbliga a imparare a utilizzare gli arcieri. Tanto non li comando mai, non voglio avere un eccessivo vantaggio sul nemico. A posto? Perfetto, grazie, è stato un piacere conoscerla. Signori, se vi volete dare una mossa, santo cielo, ci servono assolutamente altri minecraftiani quanto prima. Ok, decisamente molto più serio. Vediamo di avvantaggiarci, perché se il nemico ci attacca, moriremo fra atroci sofferenze. Hanno già tre Swordraff e il mio Arcidon non può far nulla da solo. Povero stellino, veloci, lavorate avanti. Se no, cioè voi non lavorate e noi moriamo. Cioè, vi sto dando anche un incentivo maggiore fino a prova contraria. Ok, decisamente molto meglio. Come se la passano da quest'altra parte? Oh, maronne, moriremo male tutti? Vabbè, c'ha praticamente 11 spadaccini, 12 spadaccini. Porco cane, vuol dire che probabilmente ci stanno per attaccare. Io che mi ero gasato col mio piccolo esercito. No, no, aspetta, aspetta, mi serve un altro Arcidon. Ok, al diavolo, ci moriremo male tutti. Assolutamente sì, questo ve lo garantisco. Proviamo ad attaccarli. Oh maronne, non gli facciamo praticamente nulla di danni. Vediamo un po', usiamo un'abilità, forse qualcuno ne trituriamo. Ma le mie aspettative sono abbastanza basse, anche le mie aspettative di vita. Ok, li stiamo riuscendo a contrattaccare. Aspetta che richiediamo intanto un po' di unità di supporto in caso di necessità. Con gli Arcidon riusciamo a tenerli a bada. E che le nostre frecce non gli fanno neanche troppi danni. Arcidon, porco cane, che c'avete le frecce fatte in carta pista? Ma cos'è? Ma me ne arrivano in continuazione, ma non possiamo andare avanti in questo modo. No, gente, dico sul serio, qualcuno mi spieghi com'è possibile che con un esercito del genere io riesca ad attaccare e a sconfiggere un'armata del genere. Cioè, finiranno loro prima o poi, mi auguro. Ok, questi ci muoiono, non posso farci nulla. Oh, io continuo a richiedere questi cocchi di Arcidon. Perfetto, perfetto. Un po' ne abbiamo fatti schiattare male male. Però le nostre frecce non fanno un cocchio di danni.
Sono tutti molto resistenti. Mi piace, è morto il primo. Avanti il prossimo. Ah, si fanno troppi problemi, troppi scrupoli. Ok, continuate a richiedere arcidi a questo punto. Signori, che ci crediate o no, sto guardando questa schermata da almeno 4 minuti. I nostri arcidi non attaccano e loro continuano a mandare altri rinforzi. Ce la stiamo facendo, ma molto, ma molto lentamente. Allora, tatticone della vita. Vediamo di richiedere altri due minecraftiani. Spawniamo un'altra miniera d'oro. Perfetto. Che cosa buona e tanto giusta. Come va qua davanti? Insomma, neanche tanto bene. Altri due minecraftiani. Minecraftini is the way per vincerla questa. Dobbiamo cercare di avere una netta superiorità numerica di Archidon. Oh, incredibile ma vero? Aspetta, aspetta, continuate a richiedere Archidon. No, no, ci facciamo titolare male dagli oro Archidon del castello. Oh, fan tanto male. Aspetta. Ma hanno già mandato i rinforzi, ma mi prendi in giro. Allora, contrattacchiamoli, altrimenti non abbiamo la benché minima speranza di farcela. Nel frattempo avevo richiesto un paio di Swordraft in modo tale che distraessero gli Archidon del castello nemici. Ma direi che potrebbe non funzionare, perché il cretino si sta già muovendo in avanti. Signore, resti lì. No, non attacca. Ci fosse modo di dirgli state buoni. Ok. Oh, ok, stanno di nuovo battendo in ritirata. Sì, però non riesce neanche ad avvicinarsi, tuo povero Cristo. Che poi me lo attaccano male male. E basta. E non rompete i maroni per 5 secondi. Perfetto. Perfetto, la nostra carne da macello ha funzionato. Oh marone, ne stanno arrivando altri. Ragazzi, ne stanno arrivando tanti 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 altri. Battete ritirata. Ammetto, mi pento di non aver potenziato al massimo i nostri Archidon. Abbiamo una quantità spropositata di oro nel frattempo. Però come potete vedere anche loro hanno speso il proprio oro per spawnare altre unità. Quindi questa azione si ripeterà parecchie volte. E ribadisco ancora, non penso siano arrivati i rinforzi, purtroppo per me. Dai, gente, per favore, stiamo per raggiungere il limite di popolazione con i soli arcieri. Non me ne frega se qualcuno ci muore. Attaccate quella cocchio di statua. Pian pianino il nostro numerino sta andando giù. Ma anche la loro barretta della vita, che rinforzi. No, 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 battete in ritirata. Battete in ritirata. Non possono andare avanti così all'infinito. Aspetta, 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 aspetta. Se ho visto bene. Oh, pensavo ci attaccassero. E invece no, si sono fermati direttamente in prima linea a prendersi le frecce. Ti piace vincere facile? Beh, neanche tanto, santo cielo, sono in missione da 10 minuti. Avanti, gente, battete in ritirata che non vi sopporto più. Dai, glieli abbiamo triturati quasi tutti, mi sta perfino laggando il gioco. È una carneficina, guarda, 40 arci non abbiamo praticamente. È una roba assurda, ne continuo a richiedere altri, non è che mi faccio problemi. Ottimo, perfetto, tritateli anche i giocatori di Minecraft a questo punto. O prendetevela con quella cocchia di statua. Mamma mia, signori, che missione impossibile. E io che ero quasi tentato di farla all'ultimo livello di difficoltà, ma poi mi sono detto, no, magari no. 9 minuti e 41 secondi, non dico altro. Almeno ci ha sbloccato la spada per gli Swordraft, mi consolo. No, basta quei giochi con la matematica, che i numeri mi mettono ansia. Perfetto, ora che abbiamo la spada, direi per l'appunto di potenziare la suddetta spada. Miglioriamo anche la salute degli Swordraft, perché ce li hanno danneggiati male male. Facciamo un'altra missioncina prima di ritornare dai nostri amichevoli non morti. Oh, che bello, abbiamo gli Spearton. Non la vinceremo ma poco mai nella vita. Dimmi che non li stanno già schierando. No, ok, anche loro stanno schierando i minecraftiani per adesso, che è cosa buona e tanto giusta. Dovremo utilizzare proprio gli Swordraft per cercare di tenerli a bada, incrociando le dita, gente. E dopo 2 minuti abbiamo praticamente 4 Swordraft e un Robin Hood e basta. Aspetta che richiedo qualche altra unità, perché loro hanno già 2 Leonida che molto probabilmente ci uccideranno male male. Potremmo forse provare ad attaccare? O aspettiamo che siano loro ad attaccare? No, ok, stanno arrivando. Come non detto. Gente, mi serve assolutamente qualche altro arciere, perché se riusciamo a rallentarli non sarebbe male. Ah no, si sono fermati. No, sono fermati. C'è un terzo Leonida. Bene. Dai, minecraftiani, datevi da fare. Oh, mi sa che ci stanno attaccando, vero? Ci stanno attaccando proprio una cifra. Veloci, veloci. Difendete le altre truppe. Oh, marone, e arriva anche il quarto. Beh, giusto, se ne sentiva la mancanza. Arcieri? Signore, dove sta andando lei? Pausa pranzo? Ma dai, ma vergognatevi. Ciccio, avanza. Attacca. Dai che ti triturano i colleghi. Oh marone, ne stanno arrivando ancora. Dai che ne stanno arrivando ancora. Ragazzi, cerchiamo di non perdere la vita se possibile. Oh beh dai, ridendo e sterminando abbiamo creato una forza di tutto rispetto. Direi di passare al contrattacco molto rapidamente. Ci moriremo male male. Hanno già 4 leoni da porco cane. Oh, ok, battono in ritirata. Questo vuol dire che ci tritureranno male male con gli arcieri del castello. Veloci, bullizzate quella cocchia di statua nel frattempo. Maronne, ci stanno a fa male. Ci stanno a fa tanto male. Oh, già i rinforzi. Già i rinforzi, tutti indietro. Tutti tanto tanto indietro. Oh, porco cane. E quanti?
E no, e mi incocchio, e ti picchio male tutta la famiglia. No, 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 qua ci si muore, gente. Lo dico onestamente. Qua ci si muore. Cercate di rallentarli. Aspetta, aspetta, dimmi che ne ho ancora uno. Ne ho ancora uno. Vai, veloci, veloci, veloci. Tritateli male. Oh, maronne. Oh, maronne, mi sa che ci dobbiamo ritirare nel castello, Marco, un dirondello. Aia. Forse per immane bucio ce la facciamo. Arcieri, sparate quando avete un secondo. Ok, richiediamo qualche altro spadaccino qua. Qualche swordraff. Oh, ci si muore male. Stiamo avendo nettamente la meglio. Che cosa buona e tanto giusta. Aspetta, un altro paio di... Ok. Oh, oh, me la son sudata. Allora, direi di puntare all'attacco pesante senza un minimo di rispetto. Prima che riescano effettivamente a spawnare... Ecco qua, neanche detto. Altri leoni dalle nostre truppe sono pesantemente danneggiate. Non volevo cliccare su di lei, scusi. Stavo dando un'occhiata in giro. Se riusciamo a bullizzare la loro statua prima che ci facciano troppi danni, è praticamente fatta, bravi. Triturateli anche i minecraftiani. Ok, ottimo, ottimo. Oh, potremmo utilizzare i leoni da pure noi. Non me lo faccio dire due volte nella prossima battaglia. Perfetto, vai, vai, attaccate. Attaccate di più, attaccate molto tanto di più. Maronne. Ok, per vincerla la vinciamo. Ammetto, meno difficile della missione precedente. Ci è andato anche un pochettino di chiurlo. Quanti porchi. Ok, 4 minuti e 42 secondi. Direi che è un tempo di tutto rispetto. Yay, Leonida, unitevi al nostro gruppo che ne abbiamo bisogno. Grazie. Ok, per adesso mi ritengo soddisfatto. Come ho detto, non mi aspettavo un tale aumento di difficoltà. Maronnissime. Pertanto vediamo di ritornare dai nostri non morti. Siamo arrivati alla 13esima notte. Allora, dobbiamo ancora spendere i punti per potenziare le nostre unità. Beh, ragazzuoli, ormai voi siete praticamente inutili. Pertanto, assicuriamoci casomai di aumentare la borsa dei nostri minatori. Non lo so nemmeno io. Forse potremmo mettere una barricata, che cosa buona e tanto giusta. Ci darà anche 500 oro iniziale e ci permetterà di difenderci in caso di necessità della serie. Meglio che nulla e per il resto... Ma sì, la borsa del minatore, dai. Incrociamo le dita. Non mi metto a potenziare la statua perché voglio sperare di non dover arrivare al punto di far ritirare le nostre truppe perché ci stanno facendo il culo a strisce. No, la skin è sbagliata. Non ho scambiato la skin. Cosa succede? Ah, questa è la barricata, tutto qua. Nel frattempo sta arrivando il boss morto gigante con salute elevata, invulnerabile agli stordimenti ed infine anche invulnerabile ai colpi di testa. Perfetto, che facciamo? Potrebbe essere un big problemone. Nel frattempo i nonni stanno spawnando altre unità. Oh, senti, casomai richiediamo... Posso richiedere un altro Leonida? Sì, mi dicono dalla regia, non ci sono problemi, telone. Gente, non so voi, ma credo che ci stiamo per morire male. Non appena questa barricata cede, dovremo fronteggiare uno sproposito di truppe. No, 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 no. Oh, maronne, oh, maronne. Mi sa che la barricata ci si è ritorta pesantemente contro. Ma che macello! Va che macello! Oh, ci hanno fatto tanti danni. Oh, ci hanno fatto un sacco di danni. Ok, ragazzuoli, cercate di avanzare. Che disastro! Mi sa che ci farebbe comodo forse un'altra guaritrice quanto prima. Non finiscono più. C'è anche un cavolo di Kai. Porco cane. Aspetta, aspetta, aspetta. Ragazzi, ritiratevi un attimino. Lasciate che siano loro a raggiungerci. Si vede che non abbiamo la skin giusta, dannazione. La potremmo richiedere un'altra guaritrice? Beh, qual era la guaritrice? Non mi ricordo. Ah, eccola qua. Ma sì, dai, che cosa buona e tanto giusta. Anche se superiamo il limite, non me ne frega. Dobbiamo guarire le nostre truppe quanto prima. Maronne, quanti sono! Uno sproposito! Arciere! Arciere, ritorna indietro, presto. Finché sto numero non scende, vuol dire che non è morto nessuno. Ma ne arrivano ancora? Vabbè. Mo basta veramente però. Ok, gente, direi di avanzare e di attaccare il resto delle truppe non morte, perché se non facciamo fuori quel cocchio di Kai, continuerà ad evocare dei non morti. E voglio dire, mi sono rotto un po' le balle di sta puzza di cadavere. E che cocchio. Signore, cortesemente metta un po' di Arbre Magique sui suoi cadaveri. E che schifo, un po' di decenza umana. Ah, abbiamo vinto. Yay, perfetto. Oh, il vantaggio è che ogni volta ci danno almeno 10 gemmine, che cosa buona e tanto giusta. Allora, ritornando a noi, chi cocchio potenziamo? Senti, porta al massimo la borsa dei minatori. E chi si è visto, si è visto. Perfetto, vediamo di avanzare verso la 14esima notte. Potevamo magari curarci durante il giorno? No, Avete dormito e battuto la fiacca, gente. No, no, ho cambiato la skin di nuovo! Ma porca di quelli per porca, perché continuo a dimenticarmene? Sta arrivando giusto un po' di gente. Questo è quello gigante, vero? Sì, anche questo è uno zombie gigante. Oh, dannazione. Oh, dannazione, signorine. Datevi una mossa a curare i ragazzuoli. Aspetta, 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 aspetta. Non mi ero accorto che arrivavano quelli che tiravano lo schifo. Ok, cerchiamo di attaccarli preventivamente. Arcieri, datevi da fare che papino ha bisogno di triturare morti. Ok, ok, non male. Poteva andare decisamente molto peggio. Oh, maronne. Oh, maronne. Beh, questi sono tutti quelli che tirano lo schifo. E basta, avete un po' rotti i maroni?
Ce la facciamo? Magari, non lo so. Richiediamo un po' di frecce della serie giusto per simpatia. Che ne trituriamo qualcuno. Grazie, frecce, più frecce, molte più frecce. Sono servite praticamente a nulla, ma vabbè, dettagli. Abbiamo uno sproposito di oro? Non dico di no, quella è l'unica magra consolazione. Basta tirar schifo! Arcieri, dateci una mano dalle retrovie. Stiamo cominciando a perdere unità, probabilmente sono periti. Alcuni leoni da... Dannazione, non riesco neanche a rimpiazzarli per via del limite di popolazione. Che macello! Guardali! Leonida, vi devo potenziare? Ma sì, dai, veloci, veloci. Tritate tutti quei cattivoni. Altrimenti qua non ce la facciamo. Vai così. Guarda, si trascinano anche a terra. Che macello! Mi hanno gravemente ferito la maggior parte delle unità, purtroppo. Sì, sì, qua abbiamo perso almeno un paio di Leonida, questo è poco ma sicuro. Domani notte dobbiamo vedere di respawnarli, perché se non ce la facciamo... Siamo nella M più totale. E yay! Completata un'ulteriore notte. Telone, te lo ricordi appena possibile di cambiare la skin, che non sarebbe male. Ecco fatto, equipaggiata, tutto bene, tutto calcolato. O senti, se davvero la situazione si mettesse male, vediamo di potenziare la nostra statua di almeno 2 livelli, che è cosa buona e tanto giusta. Ora dovremmo essere un attimino più resistenti e vedo che purtroppo non ci ha spawnato i 2 Leonida. E casomai, senti, no, no, un altro Minecraftiano non ha senso. Credo che questo deposito di oro sia praticamente infinito, quindi dovremmo essere a posto da qui fino alla fine dei tempi. Se volete curarmi i poveri leoni da feriti, grazie. Oh, oh, giganti zombie in avvicinamento rapido. Allora, cerchiamo di intercettarli prima che diventino un problema. Noto peraltro che il leonida che avevamo dall'inizio della modalità è perito, non so quando, probabilmente ancora nello scorso episodio. Qualcuno qua ci muore, qualcuno qua ci muore. Oh, sono piccolini ma sono anche straresistenti, Ma che cocchio, ce la fate, gente? Io credevo che gli arcieri ci avrebbero dato un vantaggio non indifferente, e invece no. E invece ci stanno schiattando male. Perfetto, perfetto, e voilà. Tornate indietro, signorine, indietro. Ne abbiamo già parlato? Ah, abbiamo vinto così. Era solo un paio di giganti. Ho tirato una manata sulla scrivania, mi sono fatto malissimo. Porca di quelli per porca, Ok, a sto punto potenziamo anche gli Arcidon del castello Marcondirondirondello. Si sa mai. Ed iniziamo la 16ª notte. Ammetto, il limite di popolazione mi fa girare gli zebedei. Perfetto. Nonni, veloci con quei cocchi di minion. All'occorrenza, che altro abbiamo come magie? Questo dovrebbe essere il Kai Rider. Non me lo ricordo mai, ma forse questo è il Kai Rider. Non lo so. E poi abbiamo quello Overpower. Abbiamo qualche unità dorata. Che succede? Che è accaduto? Sono distratto per una frazione di secondo. Credo che siano emersi un po' di zombie. Sì, sì, guardali, guardali. Stanno emergendo da sottoterra, ragazzi. Attaccateli preventivamente. Dai, ma perché mi dovete tirare lo schifo? E poi da dove le recuperano quelle parti del corpo? Ti finiranno prima o poi. E dai, Chi è che mi ha tirato il pipino in faccia? Vergognatevi, maleducati. Ok, ce la stiamo facendo. Perfetto, avanzate, ragazzuoli. Che poi, perché la skin selvaggia sia più dannosa verso i morti non ci è dato sapere. Ma vabbè, devi aver trovato la skin religiosa? Un po' lo capivo. Dimmi che non c'è. Oh, marone. Sì, c'è tanta gente dopo. Ragazzuoli, ce la facciamo. E che quei cocchi di leoni avanzano a 1 chilometro all'anno. Perfetto, resta solo questo, bullizzato male male. E vediamo direttamente di far fuori il resto dei tizi. Anzi, sapete cosa? Mi ritiro dando tempo alle nostre unità. Signore, signore, torni indietro, so che è stato rapito. Dicevo, alle nostre unità di curare i ragazzuoli feriti. Signori, la volete smettere di rapirmi le unità? Dai, che c'è morto da pirla. Poverino, aspetta, 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 che le signorine, come al solito, si sono messe in culolandia a curare. Queste non hanno il benché minimo senso dell'autoconservazione, ma vabbè, dettagli. Ok, non è un'armata poi così potente, dovremmo riuscire a fronteggiarla senza troppi problemi. Perfetto, continuate a sparare, triturare. Maronne, ragazzi, farei anche una full arcieri o una full leonida. Ok, perfetto, resta il Kai qua. Ah, abbiamo vinto comunque, perfetto. Oggi siamo rapidarimi, qualcosa di incredibile. Vai che di sto passo, ah no, è vero, ti danno solo una stellina. Ma porca di quelli, e basta, Facebook è rotto i maroni. Ok, ormai questi punti potenziamento sono diventati, come dicevo, praticamente inutili. E di certo non ricomprerò una barriera, perché come avete visto, poi ci attaccano in massa. E direi che è meglio sfoltirli un po' alla volta. Quindi, come dicevo, casomai potenziamo al massimo gli Arcidon e la nostra statua. Come detto, peggiore delle ipotesi, battiamo in ritirata, che è cosa buona e tanto giusta. Speriamo davvero di avere abbastanza unità. Signorine, cortesemente iniziate a curarmi i signori che ci difendono, altrimenti siamo tutti morti. Ma proprio uno sproposito male, arrivano già i salterini. E vabbè, oh, non riusciamo neanche a fermarli in volo. Sono già arrabbiatissimi con la vita, o la non vita, che dir si voglia.
Maronne, oh, notte 17. Ma stia scherzando. Mi sa che è meglio se avanziamo direttamente noi, sperando che non ci attacchino nelle retrovie. Perfetto. Basta tirar schifi, signore. Guardi che si piglia le denunze, il distanziamento sociale, tutte cose. Avanti. Maronne. No, siamo morti. Siamo tanto, tanto morti. Spaventosamente morti. Signore, arretri un attimino. Porco cane. Porco cane, mica dove mi attaccassero il nonno per un secondo. E obiettivo sbloccato. 1000 zombie uccisi. Credevo ne avessimo uccisi molti di più. Ragazzi, ragazzi, dovete cercare di avanzare. Leonida, Leonida, fatti curare da qualcuno. Detto così suona male, ma ci siamo capiti. Wow, perdiamo qualche unità, gente, ve lo dico io. Prepariamo i Leonida, prepariamo i Leonida veloci. Ecco qua che il primo è schiattato. Dannazione, vabbè, siamo pieni zeppi di oro. Non è un grande problema. Questa volta gli siamo andati praticamente in faccia. No, scusate, ce n'è ancora uno. Anzi, anche un altro tizio qua sotto svenuto male. Abbiamo vinto? Buongiorno. Facciamo, ritorniamo a casa, signora? Ah, sì. Yay, sono qua che festeggiano a lato della schermata. Maronne. Oh, però almeno abbiamo riconquistato buona parte delle gemme spese in questo episodio. Oh, senti, velocizziamo casomai i nonni, perché sono lenti da far schifo. E aumentiamo anche il danno da stordimento. Oddio, contro gli zombie non penso che farà più di tanto, Ok, perfetto. Non mi hanno rimpiazzato il Leonida, quindi vediamo di darci da fare. È un peccato non poter licenziare le nostre unità per rimpiazzarle con altre. Tipo, che ne so, i minecraftiani ormai non è che li mi servono più di tanto per adesso. Ok, ottimo, ce li stanno curando. Oh no. Oh, tanti giganti arrabbiati con la vita. Ok, perfetto, sono praticamente quasi tutti curati. Nonni, avete evocato abbastanza unità? Dai, dai che stanno arrivando. No, 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 dobbiamo fermarli. Dobbiamo fermarli. Avanzate di prepotenza. Il gigante mi preoccupa parecchio perché, come ho detto, non sarà grande quanto quello standard, voglio dire. Però è incacchiatissimo. Oh, maronne, anche il Leonida grande. Qua ci perdiamo qualcun altro di sicuro. Cerchiamo di risparmiare un po' di magie. Ne abbiamo già usate tante, Ma posso avere anch'io gli zombie? Fammi vedere, non so nemmeno come funzionino. Quindi adesso dovrebbero emergere. Eccolo che arriva! È uno zombie salterino nostro in questo caso, che salterà addosso ai colleghi. L'ho evocato giusto per rompere i maroni. Gente, ce la facciamo. Se lei di oro mi muore, sappia che la odierò nel profondo. Qualcuno è schiattato nel frattempo. Signore di oro? Signore di oro? Non ci schia... Sei un pezzo di erba. Sei un pezzo di erba colossale. Oh, oh. Gente, stiamo iniziando a perdere un sacco di Leonida. Tutti al castello. Tutti al castello. Ragazzi, ritiratevi. Ok, nel frattempo la squadra è ritornata praticamente al massimo. Ti prego, non lasciate che si avvicinino. Aia. Ah, no, 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 no. Come non ho detto, attaccate pesantemente. Attaccate poco, tanto pesantemente. Ho fatto una boiata. Vediamo se qualche freccia dall'altra parte mi riesce a dare una mano. Signori. Siamo sopravvissuti tanto per miracolo. Sono stati fatti degli errori? Assolutamente sì. Gente, io direi che per questo episodio ci può... No, no, non volevo andare... Non volevo... Porca di quelli per poca salva, abbandona. Dicevo, gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Adesso gli zombie che lanciano gli schifi cominciano a essere problematici. Poi vabbè, la deficienza artificiale di questo gioco di certo non aiuta. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o finite come sto tizio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!